Versiamo oggi lacrime di una famiglia, di una comunità, di una città. Non vanno perdute, ma portate al cospetto di Dio, sempre pronto verso chi si avvicina a Lui. Oggi è Paolo a celebrare la messa e la celebra per tutti. Sono le parole scelte da Padre Silluzio durante l'omelia. In una gremita chiesa del Sacro Cuore sono stati celebrati i funerali di Paolo Munafò, il 19enne che ha perduto la vita in seguito al grave incidente stradale avvenuto venerdì scorso in Corso Gelone a Siracusa. Ricoverato prima all'Umberto I, poi al Garibaldi di Catania, espirato dopo 2 giorni trascorsi senza riprendere conoscenza. I giovani di fronte a questi eventi si interrogano sul senso della vita, ha detto ancora il celebrante. La commozione è grande, palpabile. Il tempo ci sfugge veloce, il futuro non dipende da noi. Tanti ragazzi seduti tra i banchi della chiesa, ci sono i compagni di scuola con cui appena un mese fa Paolo festeggiava il diploma e ci sono gli amici di sempre, indossano magliette bianche con stampato il suo volto e la promessa che rimarranno sempre insieme. Nelle prime file, quasi a proteggere la famiglia, i vertici provinciali dell'arma dei carabinieri, i colleghi del padre di Paolo, maresciallo della stazione di Belvedere, e poi tante persone che con la loro presenza hanno voluto manifestare vicinanza ad una famiglia colpita da questa grave tragedia. Prima dell'inizio della cerimonia, Padre Silluzio aveva invitato a non turbare ulteriormente la mamma e il papà di Paolo, manifestando senza invadenze il proprio cordoglio. All'uscita del feretro, palloncini bianchi liberati in cielo, un ideale pensiero rivolto lassù per accarezzare un'ultima volta Paolo.